Eccoci qua. Questa ora di Cosenza. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Presidente. Ciao, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Attenzione a tutti, attenzione alle teste. Buongiorno. Abbiamo suonato. Certo. Berlusconi rifonda, lei è interessato? A cosa? Se di mettere il progetto. Ah, cioè, sono questioni complicate, non è che posso rispondere in modo semplicistico. Allora, diciamo che non c'è dubbio che nell'ambito del centrodestra i nodi vengono al pettine, perché, come dirò anche tra qualche minuto agli amici che sono venuti ad ascoltarmi, non eravamo molto lontani dalla verità quando denunciavamo che il rischio del PDL era l'assenza di democrazia interna, il fatto che sostanzialmente non ci sono delle regole, una certa insensibilità per tutto ciò che è relativo a quella che viene chiamata con una espressione di tipo generale la questione morale. Ricorderete tutte le polemiche nei confronti di alcuni colleghi che, pur essendo pesantemente coinvolti in vicende di carattere giudiziario, rimanevano imperturbabili al loro posto. Non eravamo molto lontani dal vero quando denunciavamo il rischio di una allentamento della identità e della unità nazionale in ragione di troppi cedimenti del PDL nei confronti della Lega, e soprattutto non eravamo lontani dal vero quando mettevamo in guardia dal rischio di una progressiva delusione degli elettori per le troppe promesse non mantenute, soprattutto in ordine alla situazione economica del Paese, alle questioni sociali che cominciavano già a delinearsi. È storia nota, la risposta fu sostanzialmente quella dell'espulsione, anzi della dichiarazione di incompatibilità. Io mi sono trovato incompatibile con un comunicato dell'ANSA, e da allora non solo non è cambiato nulla, ma credo che molti dei nodi si siano ancora più aggrovigliati, e questo spiega il malessere, diciamo così, che c'è attualmente all'interno del PDL. Al di là delle vicende interne, che ovviamente non mi riguardano più, occorre chiedersi come fare per garantire agli italiani, che tra qualche mese torneranno a votare, la possibilità di una scelta che non sia quella del passato, vale a dire il PD più o meno alleato con Vendola e con Di Pietro. Da questo punto di vista dico che rimettere in campo l'Ulivo, seppur cambiandogli sostanzialmente il nome ma non la fisionomia programmatica, denota che l'insegnamento non è stato recepito. L'insegnamento qual è stato? Si può anche vincere mettendo insieme una coalizione che raggruppa molte forze diverse tra di loro, ma poi non si governa. Il PD da un lato, il PDL dall'altro. Poco importa se guidato o meno da Berlusconi, perché le questioni sono appunto assai più complesse rispetto alla leadership. Possibile che gli italiani non abbiano un'altra scelta, un'altra possibilità? Io sono convinto che ci sia un spazio nell'ambito, diciamo così, del centrodestra, ma forse al di là dello stesso spazio di centrodestra, uno spazio che può essere occupato in termini politici se saremo capaci di far nascere quella lista per l'Italia di cui, insieme a Casini, insieme ad esponenti della cosiddetta società organizzata, di cui stiamo parlando da qualche tempo a questa parte. Poi queste cose le spiegherò bene durante la manifestazione, ma si tratterà in buona sostanza di presentare un programma che non sia un libro dei sogni, che sia basato su poche cose concrete ma fattibili. Un programma che garantisca, se sarà premiato dagli elettori, che l'Italia non torni indietro come se nulla fosse accaduto in questi mesi,
un programma che dovrà continuare l'agenda del governo Monti per quel che riguarda il rigore, il contenimento della spesa, ma necessariamente dovrà anche indicare delle vie per il rilancio dell'economia e quindi per garantire anche la tutela dei ceti socialmente più deboli. Questa sarà la grande sfida dei prossimi mesi. No, Monti ha detto, e non c'è motivo per dubitarne, che non è disponibile a candidarsi. Va ricordato che, essendo il presidente di un consiglio dei ministri, di un governo, il capo di un governo che ha una maggioranza nota, PD, PDL, UDC, Futura Libertà, ed avvicinandoci alle elezioni, se Monti oggi dicesse mi candido, inevitabilmente renderebbe più difficile la vita a se stesso, perché è giusto che il Presidente del Consiglio non prenda parte al confronto politico. Contemporaneamente va ricordato che saranno gli italiani a decidere, sarà il nuovo Capo dello Stato ad affidare l'incarico di formare il governo, e se questa lista per l'Italia avrà un consenso tale da avere voce in capitolo nella indicazione del nuovo Premier, la possibilità di proseguire per Monti nell'azione di governo, ovviamente con una maggioranza che in quel caso sarebbe tutta politica, ci sono. Aggiungo che per noi sarà essenziale una sola cosa: la fattibilità del programma e la coerenza del programma. Faccio un esempio che rende bene l'idea. Io sono molto curioso quando ci sarà il primo comizio tra Bersani e Vendola, il primo comizio insieme, perché mi sembra che sia nell'ordine delle cose che possono succedere, no? Si presentano, si candidano in qualche modo come guida del paese nell'ambito di un sinistra-centro, col baricentro secondo me a sinistra. Quando faranno il primo comizio, dovranno entrambi avere un'amnesia per quel che riguarda dovranno dimenticare o fingere di dimenticare gli ultimi 12 mesi della vita politica italiana, perché non riesco a immaginare come Bersani possa rivendicare le ragioni per cui il PD ha sostenuto Monti, sapendo che Vendola ritiene che Monti sia l'autore di un massacro sociale. Quindi sono curioso di vedere come. Perché faccio questo esempio? Perché l'unica cosa di cui c'è necessità per non ripetere gli errori del passato è proprio quella di presentare dei programmi che non siano il libro dei sogni in cui c'è tutto e il contrario di tutto e che poi rimangono lettera morta il giorno dopo, ma programmi molto realistici e concreti basati su poche ma indispensabili riforme da fare. Questa sarà un po' la stella polare con la quale poi ci orienteremo dopo il voto. Però siamo ancora lontani, ancora bisogna votare. Presidente, prego. Oggi le regioni sembrano essere motivo di scandalo e anche di grande delusione nei confronti dei cittadini. La Calabria, temo, non sfugga per nulla a questo destino. Ahimè no. No, io sono dell'idea che non si possano abolire le regioni, ho visto che come sempre in Italia si passa da un eccesso all'altro. Certamente bisogna fare i conti con l'attuale testo costituzionale e rivedere, questa è la mia ipotesi, in primo luogo l'articolo 114, che come sapete dice: la Repubblica comprende comuni, città metropolitane, province, regioni e Stato. Lo Stato non può essere, da un punto di vista ordinamentale, equiparato all'ente locale di prossimità, cioè al comune. È una formulazione che risale ad una sciagurata riforma che fu voluta dal centrosinistra e che, a dire il vero, qualcuno nel centrodestra, in primis la Lega, considerava troppo timida, troppo debole. Non la contestavano perché era eccessiva, la contestavano perché era debole. Quindi rivedere il 114 e ridare allo Stato un ruolo sovraordinato rispetto a quello delle altre autonomie. È indispensabile, ma il governo Monti è già intervenuto nell'ultimo decreto, ripristinare forme di controllo dei bilanci regionali,
Sapete che è stato abolito l'articolo 130 della Costituzione che prevedeva il Comitato Regionale di Controllo. Da allora sostanzialmente il controllo delle spese delle regioni non c'è stato, e questo poi spiega anche perché è schizzata la spesa pubblica nelle regioni, in tutte, in alcuni casi più, in altri casi meno. La decisione che ha preso Monti di un controllo preventivo addirittura in capo alla Corte dei Conti la considero una decisione giusta. E come se non bastasse tutto ciò, bisogna rivedere il 117, perché tra le tante ragioni per le quali è difficile investire in Italia, a parte la criminalità, a parte la pubblica amministrazione non sempre all'altezza, a parte le infrastrutture, una delle principali ragioni è che non si sa da chi dipendono alcune decisioni, o meglio, non si sa con certezza. Il caso più clamoroso, no? L'articolo 117, che prevede competenze esclusive dello Stato, competenze esclusive delle regioni e competenze condivise tra Stato e regioni. La politica ambientale è dello Stato, la tutela del territorio e le regioni, come se ci fosse, come dire, un netto confine tra le due materie. Qual è la conseguenza di questa formulazione farraginosa? Che in tantissime circostanze il cittadino, a maggior ragione l'investitore, non avendo alcuna certezza sulle procedure e sulle regole, finisce per guardare altrove, perché per investire bisogna avere certezza del diritto e certezza delle competenze e delle responsabilità. Quindi il ragionamento sulle regioni va molto al di là degli interventi che bisogna fare con l'accetta per colpire il malcostume, per evitare fenomeni come quelli del Lazio. Presidente. Nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri dovrà assumere una decisione importante per la Calabria, cioè mi riferisco agli esiti della commissione d'accesso al comune di Reggio Calabria, decisione che avrà inevitabilmente delle ripercussioni anche sulla presidenza della giunta regionale. Vorrei se fatta un'opinione in materia e soprattutto le valutazioni di clima in ordine a... No, io ho grande stima del ministro Cancellieri, che conosco da tempo, e quindi credo che sia giusto attendere le decisioni che il Ministero prenderà senza commentarle preventivamente né in un senso né nell'altro. Credo che sia l'unico atteggiamento responsabile che si può prendere, anche perché sapete che le procedure sono procedure estremamente oculate, non sono decisioni che vengono prese in un senso o nell'altro, così sull'onda di una sensazione o sull'onda di una posizione preconcetta. Senta, Berlusconi vuole fare il rottamatore del suo PDL. Da ex PDL lei che cosa pensa? No, io... Come reagirà? Ho risposto prima al collega, io non amo la parola rottamare, perché non credo che la politica possa essere rottamata. La politica va profondamente rinnovata, questo sì. E non è neanche una questione meramente anagrafica o di mandati. Vi faccio sommessamente notare che il consigliere regionale che oggi è agli onori delle cronache nere c'ha poco più di 40 anni, era in consiglio regionale da 5-6 anni, non si può dire i giovani da un lato, i vecchi dall'altro, chi ha 5 legislature da un lato, chi non ne ha nessuna dall'altro, è un problema di onestà e di competenza, quelle sono le due grandi linee di demarcazione. Quindi la politica semmai deve essere più consapevole del fatto che oggi, questa è la mia opinione, non è vero che i cittadini rifiutano l'impegno politico, i cittadini non hanno più fiducia nei partiti, che è una cosa diversa. Nel nostro piccolo ne abbiamo avuto la riprova domenica scorsa ad Arezzo con quell'assemblea dei 1000, in cui c'erano davvero 1000 e più cittadini italiani di ogni regione, che non avevano in tasca delle tessere, neanche quella di Futura Libertà, ma che facevano politica nell'associazionismo, nel mondo delle professioni, nel volontariato, nell'ambito delle iniziative culturali. Politica, polis, polis è la città, la comunità. Il cittadino vuole partecipare e partecipa, non ha più fiducia nello strumento partito. Quindi per ridare alla politica la sua dignità occorre che i partiti abbiano dei comportamenti virtuosi, il che vuol dire tante cose, vuol dire il problema del finanziamento, adesso
con un po' di piccola presunzione, Futuro e Libertà sta dimostrando che si può fare politica anche senza percepire il finanziamento pubblico, perché tutti sanno che non essendoci presentati alle elezioni non abbiamo un centesimo di rimborso di spese elettorali. Ma soprattutto sul tema della legalità, che poi è la grande questione, quella di fondo, ovviamente io auspico che, come è stato detto autorevolmente, non ho motivo per dubitarne, il disegno di legge anticorruzione, che come sapete è stato al Senato per molte settimane, venga approvato fin dalla prossima settimana. Sono certo che una volta che sarà approvato il governo sollecitamente provvederà a varare quei decreti attuativi della norma che prevede la incandidabilità dei condannati, ma se i partiti vogliono riacquistare un po' della credibilità perduta devono fare qualche cosa di più, ed è la proposta che farò anche qui, che vi anticipo. Sappiamo perfettamente che nel nostro ordinamento c'è un principio per il quale si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, e non ritengo che lo si debba cambiare. Questo non vuol dire che per una ragione di opportunità le forze politiche non possano, secondo me dovrebbero, fare un patto tra di loro da presentare alla pubblica opinione, mettendoci ognuno la faccia, un patto secondo il quale, fermo restando che si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, per ragioni di opportunità non si candidano coloro che sono stati condannati, seppur solo in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, e coloro che sono oggetto di indagini per reati connessi a rapporti con la criminalità organizzata, perché sono due livelli, come dire, di allarme sociale anche diverso, no? Perché non solo le vicende calabresi, ma ahimè molte vicende dimostrano che la commistione tra malaffare e politica è una delle ragioni per le quali poi il cittadino a lungo andare perde fiducia nei confronti della politica. Presidente, è stato un errore sciogliere la... Guardi, in quel momento non ero certo di quell'avviso. Ricordiamoci che eravamo in una fase in cui il bipolarismo italiano, nel quale avevo creduto, io credo di essere uno dei pochissimi esponenti del centrodestra che, come forse ricorderete, faceva parte del comitato Segni per cancellare il 25% di quota proporzionale, quindi legge elettorale che se fosse passato, no, ma è storia di ieri. Per cui il bipolarismo si stava configurando in che modo? Era nato il PD. Il PD era la sintesi, l'unione, no? Di due grandi tradizioni, quella, diciamo, di sinistra, comunista e postcomunista, e quella democratico-cristiana e poi popolare. Io credevo che fosse necessario e giusto per il sistema italiano, per la qualità della nostra democrazia, far nascere un PDL che non a caso aveva come riferimento la grande famiglia del popolarismo europeo. Fu un errore, non lo so, sono sempre, come dire, i fatti che confermano o meno. Una cosa però mi sento di dire, che mentre il PD, con tutte le difficoltà che ha avuto, che ha, garantisce comunque un livello di confronto e di democrazia interna, credo che anche la vicenda di ieri delle primarie lo dimostri, beh, nel PDL la logica è rimasta quella, non del partito a forte leadership o carismatico, perché sapete che è una delle condizioni della democrazia moderna, ma un partito che ha una logica tutto sommato padronale, che è una cosa del tutto diverso rispetto alla necessità di forti leadership alla guida di movimenti politici. Salerio, Poi se volete, come dire, ricordare un grande del giornalismo, quindi andatevi a rileggere quell'amara profezia di Montanelli, che più o meno scrive: Berlusconi renderà impresentabile la destra per i prossimi 20 anni. Più o meno, le parole non furono queste, ma il concetto era questo. Dovremmo vergognarci di essere in destra, così diceva Montanelli a Marco Travaglio. Grazie della citazione, perché l'avevo dimenticato. Ricordavo il concetto, diciamo. Dai, dopo di questa basta. Sì, torniamo sul discorso legalità. Si parla di riforma della legge elettorale. C'è un paradosso: il tanto vituperato procedimento consente in effetti alle persone di buona volontà che indicano una segreteria di controllare la qualità del candidato, perché il
le cose poi si vengono a sapere. Nel caso di un inserimento di preferenze che innesca il meccanismo della corsa al voto, purché sia in Calabria, ne abbiamo tanti casi, tant'è che dalla Calabria l'onorevole Napoli ne è stata una parola, è partito l'unico disegno di legge tendente a controllare la qualità del voto, è entrato male in vigore anche su un ritardo sospetto. Ora, lei che tipo di riforma elettorale vorrebbe? No, io le do ragione quando dice che in teoria, solo in teoria, la lista predisposta dal vertice del partito dovrebbe in teoria garantire che il vertice del partito, di tutti i partiti, individuano personalità meritevoli di essere votate. In realtà sappiamo che non è stato propriamente così e credo che se vogliamo ridare dignità alla politica, un principio lo dobbiamo garantire, che l'elettore debba avere la possibilità di scegliere non solo il suo partito o la sua coalizione, ma di scegliere il suo rappresentante. Quindi non si può, seppur con la nobile ragione che dice lei, mantenere un impianto per cui le liste sono bloccate, prendere o lasciare. La mia opinione, l'ho espressa prima seppur in modo indiretto, ma so che è un'opinione largamente minoritaria, e una legge elettorale deve essere al contrario quanto più condivisa possibile. La mia opinione è quella che avevo quando firmai quel referendum, vale a dire collegi uninominali maggioritari, chi arriva primo va in Parlamento, chi arriva secondo aspetta. So che non passerà mai, quindi devo fare anch'io un passo avanti per dire bene. Le preferenze sono certamente un rapporto diretto tra l'elettore e l'eletto, con tutte però le controindicazioni. Se si dovesse andare su questo approdo, e dico se, perché come sapete è ancora uno dei nodi da sciogliere, perché in particolar modo il PD preferisce i collegi, ma se si dovesse arrivare alle preferenze, è indispensabile mettere in campo delle misure che limitino il rischio non è mai azzerato. A quali misure mi riferisco? In primo luogo circoscrizioni più piccole. La vostra è una regione ed è una circoscrizione. Allora, chiunque ha un po' di esperienza politica sa che dal nord al sud della Calabria è un territorio talmente vasto. Circoscrizioni piccole, poi la dimensione sarà oggetto se si va al confronto della trattativa, con liste molto molto ristrette, perché se la circoscrizione è una provincia è chiaro che al massimo sono due o tre i candidati. Il rapporto eletto-elettore è più stretto, perché non credo che si possa candidare nella circoscrizione X quello che vive da tutt'altra parte, a meno che non sia persona di chiara fama. Aggiungo qualcosa di più: garantire il rispetto di una norma di legge che c'è, magari va rinforzata, sul tetto massimo di spesa. Garantirlo come? Attraverso il controllo da affidare alla Corte dei Conti, quindi magistratura contabile, e innovare sul piano delle sanzioni. Chiaro. Chi, ad avviso della Corte dei Conti, in modo documentato, spende di più di quello che la legge prevede, decade immediatamente. Beh, credo che sarebbe, come dire, non la certezza assoluta, ma un certo deterrente. Rimane il problema della contiguità con alcuni ambienti, diciamo, malavitosi, rimando a quello che ho detto prima. Rendere impossibile la candidatura per ragioni di trasparenza e di opportunità anche a chi è oggetto al momento soltanto di indagine. Mi rendo conto che da un punto di vista costituzionale la questione è una scelta che i partiti devono fare, non la vogliono fare perché si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, sacrosanta posizione da un punto di vista giuridico, ma poi il cittadino, soprattutto quando vede alcuni fatti di cronaca, ha un motivo in più per dire c'è una commistione tra politica e malaffare. Grazie. Grazie. Thank you.
per essere presenti, grazie al Presidente Dini. Devo anche aggiungervi che il
ministro Severino non ha mostrato. Il valore con cui ancora una volta mi accogliete per l'affluenza in tempi in cui la politica non vuole il massimo del consenso per i cittadini, è certamente un motivo di conforto verificare come tante donne e tanti uomini dedichino qualche ora della propria giornata per ascoltare un ragionamento politico. Grazie. Grazie a Luis Valla, grazie anche alla sindaco Bruto per le parole che ha detto, non si è limitato ad un formale, doveroso per certi aspetti saluto di carattere istituzionale, ha svolto delle considerazioni che rapidamente riprenderò. Quindi grazie per questo bel incontro che mi consente di ragionare con voi non tanto su quel che è accaduto, quanto su quel che voi sapete che è eppure è presente perché ci sono donne e uomini che in tasca propria contribuiscono alla organizzazione. A scanso di equivoci, non voglio dire che vada abolito il finanziamento, o meglio il rimborso, perché se così fosse soltanto chi è ricco di suo potrebbe poi permettersi di organizzare le formazioni politiche, intendo soltanto